Inaugurazione ufficiale per Baveno d'Incanto, fervono i preparativi e soprattutto c'è grande entusiasmo e grande partecipazione, residenti e soprattutto tanti turisti. Si può dire che già a partire dalla prima sera progetto è riuscito. Assolutamente sì, credo che sia un messaggio al territorio, un grande evento, un evento che dura più di un mese, un evento con fontane, musica, acqua, che poi l'acqua è nostra, Lago Maggiore, quindi credo che sia veramente un evento strabiliante, siamo soddisfatti e contenti, un anno di grande lavoro, perché per arrivare oggi c'è stato un anno di lavoro intenso. E poi alle nostre spalle le isole, lo scenario con queste fontane è davvero unico al mondo. Unico al mondo, hai detto bene, e noi lo sfruttiamo secondo me ancora poco. Però è veramente un territorio unico e noi dobbiamo puntare su questi eventi e dobbiamo puntare a mostrare al mondo quello che possiamo offrire. E questo evento è una di quelle cose che il nostro territorio, il nostro comune vuole offrire a residenti e a turisti. E poi un progetto che nasce dalla sinergia tra pubblico e privato. È un grande valore che noi abbiamo sempre detto in ogni occasione. L'aver coinvolto due grandi partner, Bosco Palace Hotel e Zacher Hotel, dimostra che anche loro hanno creduto con noi a questo progetto. Lo hanno fatto in maniera importante con anche consigli su come poteva venire bene questo progetto delle fontane e io sono soddisfatto e contento, li aspetto qua. Anche perché tutte le sere tre spettacoli. Tre spettacoli tutte le sere, da questa sera fino al 18 agosto alle 9:30, 10:30, con il 10 agosto per San Lorenzo uno spettacolo che diventerà da 30 metri a 70 metri di fontane, quindi è uno spettacolo enorme.